E oggi suonerò per inaugurare ufficialmente l'anno di Torino, l'anno nuovo di Torino. Allora, sicuramente il fatto di inaugurare l'anno nuovo in una città come Torino è una grande responsabilità, anche perché il primo ricordo che avranno di gennaio sarà il mio concerto qua, quindi, sicuramente è una grande responsabilità. In più oggi ho scelto un programma un po' variegato e cercherò anche di coinvolgere molto il pubblico, dato che anche oggi la temperatura in galleria è abbastanza bassa, ho detto per evitare che il pubblico si congeli, ho detto cercherò di coinvolgerlo parlando anche degli autori che suonerò. E appunto gli autori che suonerò eh, partono dal uh, 700, quindi dal periodo proprio classico della musica con Clementi, fino ad arrivare al 900 con uh, Nino Rota. Ho deciso di chiudere con uh, due italiani anche per fare un collegamento col uh, mio CD che è uscito per uh, Sony che si chiama Italian Piano Works dove sono presenti solo autori italiani dal 600 al 900 quindi oggi si parte con Clementi che è contemporaneo di Mozart e di Beethoven si prosegue poi con Chopin ci sarà Scriabin ci sarà anche Debussy comunque un programma internazionale ma che tratta diverse, diverse epoche della musica e poi si, si conclude con un classico per l'anno nuovo che è Strauss con la marcia di Radetzky e il valzer su Bel Donubio Blu e poi anche questo luogo che è una galleria comunque un luogo di passaggio permette molto di dialogare con le, con le persone, anche perché oggi penso che magari uno passando e sentendo la musica un pochino si, si possa fermare. E comunque appunto la scelta è stata spinta dal fatto di scegliere autori variegati, che non si concentrino solo su un periodo della musica ma che ne affrontino diversi e che possano aprire un po' la mente su anche musiche sconosciute ancora, anche se sono musiche classiche. Sicuramente auguro a questa città, prima di tutto, di superare un po' queste crisi che ci sono state ultimamente, ma sono sicuro che Torino ce l'ha sempre fatta e ce la farà anche questa volta uscire da tutte queste crisi. E poi soprattutto auguro a tutti... Serenità, ma che sia una serenità vera, che non ci siano problemi profondi e che possano essere tutti risolti bene. E poi soprattutto tanta bellezza intorno, che molte volte ormai siamo abituati a vedere bruttezze anche atroci e quindi auguro a tutti tanta bellezza. Ecco. Iniziamo bene l'anno con un bellissimo concerto in musica classica in Galleria Umberto I. Eh, ringrazio l'assessorato alla cultura della città di Torino e tutti quelli che hanno organizzato e insomma speriamo che vengano molte, molte persone qui sotto e si rivaluti veramente e si veda una bellezza di Torino che forse qualcuno non conosce. Stiamo aprendo una galleria qua sull'angolo di design e di arti decorative del Novecento e quindi colto l'occasione per venire anche a ascoltare il concerto. Visto che il posto è bellissimo. Ma direi che è un'occasione, visto il primo dell'anno, ci siamo svegliati presto e quindi per stare a casa a poltrire tanto valeva venire qui, sentire della buona musica e quindi passare anche un po' di tempo, poi un caffettino e poi di nuovo a casa, a dormire magari un po' e recuperare la notte brava, ecco questo è quanto. Amo la classica e abito qua dietro, così tutti non hanno paura di questo posto che è un posto meraviglioso. Ho sentito l'annuncio sulla televisione di questo concerto e mi interessa e sono venuto.